Buonasera. Nel precedente video ci eravamo lasciati quasi al termine della prima parte del primo romanzo, perché il primo romanzo è suddiviso, questo qui non l'avevo detto, in cinque parti, in cinque, diciamo, grandi capitoli, poi ci sono dei sottocapitoli. E sono 1. Gli psicostorici, 2. Gli enciclopedisti, 3. I sindaci, 4. I mercanti, 5. I principi mercanti. Ci eravamo lasciati che Galdornik e soprattutto Ari Seldon erano stati arrestati e sottoposti a processo in questo processo imbastito dal Comitato di Sicurezza Pubblica. Perché? Perché l'Impero Galattico è un impero millenario che però già da alcuni secoli sta decadendo. Ci sono ormai sempre più evidenti, chiari sintomi di decadenza che però il governo chiaramente cerca di tutto per tenere nascosto. E chiaramente una figura come Ari Seldon dà fastidio, perché è una voce fuori dal coro. È una persona che non segue il gregge e che continua a dire che ormai l'impero è spacciato, che ormai l'impero cadrà di lì a breve e che quindi urge fare qualcosa. Il governo chiaramente è ben consapevole della situazione, delle difficoltà, delle criticità dell'impero sotto vari aspetti. Poi vorrei dedicare un video solamente a questo tema, cioè alle cause che portarono alla crisi e alla caduta dell'Impero Galattico e magari facendo anche un raffronto con quelle dell'Impero Romano. Ma brevemente, succintamente, sono cause di tipo economico, desideri di indipendenza, irredentismo, possiamo dire, di alcune regioni più esterne della galassia, rinnovato desiderio di contare qualcosa nella politica dell'impero da parte di alcuni sistemi solari e anche una certa decadenza nella cultura e nelle discipline scientifico e tecniche. Come dicevo, questi aristocratici del Comitato di Sicurezza Pubblica, quelli che insomma hanno in mano il potere, si rendono conto della situazione, però non vogliono che l'intera umanità si renda completamente conto della situazione e così vogliono cercare di segare le gambe ad Ari Seldon, vogliono cercare di farlo fuori. Però in un'udienza non pubblica che segue quella che ho letto, Ari Seldon fa presente questa cosa: io so benissimo che voi, cari signori, potete decidere della mia vita, della mia morte. So benissimo che potete, a un vostro schiocchio delle dita, porre termine alla mia vita. Però vi faccio notare una cosa. Io, grazie alla mia scienza, posso stabilire che se voi farete questo, le vostre probabilità di sopravvivere ai prossimi giorni saranno risicatissime. Perché? Perché nella mia prima, nella udienza pubblica, io ho esposto la situazione attuale dell'umanità e dell'impero galattico. E l'ho esposto in modo scientifico, basandomi su una scienza. E ho anche detto però che ho anche studiato un piano per se non per impedire la caduta, che è inevitabile, perché ormai ha una forza di inerzia tale che nessuno sarebbe in grado di fermarla, almeno per diminuire gli effetti negativi. Io, grazie alla mia enciclopedia, ai miei enciclopedisti,
e alla scienza che riuscirei così, al sapere che riuscirei così a salvare dalla barbarie, posso ridurre il periodo buio che seguirà la fine dell'impero a soli 1000 anni. E le persone fuori hanno ascoltato le mie parole e sanno che se voi mi ammazzerete, con me finirà anche l'ultima speranza per l'umanità di non sprofondare nel baratro per 30.000 anni. E in effetti questi aristocratici palloni gonfiati si rendono conto del pericolo e gli dicono: ma per condurre il tuo progetto è proprio necessario rimanere su Trantor? E lui dice: no. Allora, se non è proprio necessario, noi ti proponiamo un accordo: trasferire te, i tuoi enciclopedisti del cavolo, su un pianeta lontanissimo nella periferia della galassia di nome Terminus, guarda caso, che è un pianeta che attualmente è deserto, però non è abitato, però può garantire la sopravvivenza dell'uomo, cioè ci possono creare le condizioni adatte alla vita umana. Questo pianeta chiaramente rimarrà sotto l'autorità dell'impero, anzi sarà proprio proprietà privata dell'imperatore, però voi potrete fare, condurre le vostre ricerche, condurre le vostre pubblicazioni. Sappi però che se tu rifiuti questa nostra proposta, ti taglieremo la testa. Sheldon fa finta di pensarci su e poi accetta. Perché fa finta di pensarci su? Perché in realtà proprio questo lui si augurava, anzi erano anni che, grazie alla sua scienza, aveva disposto, aveva forzato gli avvenimenti in modo tale che giungessero proprio a quella conclusione. Lui voleva trovare un pianeta su cui trasferire gli enciclopedisti, che poi vedremo avranno in realtà poi un secondo fine, su un pianeta tale che fosse lontano dalla influenza dell'impero e che quindi gli potesse garantire un ampio margine di manovra, però che al contempo, almeno nei primi tempi, ricevesse comunque finanziamenti e si potesse in certo qual modo difendere dietro allo stendardo dell'imperatore. Però in realtà questo che gli aristocratici pensano che questa sia stata una loro iniziativa. In realtà è lui che ha forzato la mano a loro e senza che loro se ne siano nemmeno accorti. Infatti, parlando con Galdornik, dice: perché ragazzo mio, in un progetto come il nostro, le azioni degli altri si piegano alla nostra volontà. Le ho già detto che da tempo studiavo Chen, che è il principale di questi aristocratici, quello che veramente detiene il potere a discapito dell'imperatore. Studiavamo Chen più di quanto sia stato osservato e studiato qualsiasi altro uomo nella storia. Il processo poteva cominciare soltanto quando noi avessimo scelto il momento e le circostanze che più ci facevano gioco. Ormai Sheldon ha terminato il suo compito in questo mondo, anche perché gli manca poco tempo da vivere, lo so perché è malato, e dice: ormai il mio compito è concluso, rivolgendosi sempre a Galdornik, che dice: beh, per il momento è sufficiente sapere che su Terminus verrà creato un rifugio scientifico, la nuova patria degli enciclopedisti e la sede della fondazione, della prima fondazione. Un altro rifugio scientifico sarà costruito al capo estremo della galassia, potremmo dire su, e qui sorrise, fine di stella. E qui si conclude la prima parte con questo con questa
questa fase un po' misteriosa, perché in realtà la seconda fondazione rimarrà per diverso tempo avvolta nel mistero e nessuno saprà dove effettivamente sia questo fine di stella. E passiamo alla seconda parte, però una piccola nota a margine, perché mi sono accorto di aver detto una inesattezza. E mi è venuto in mente quando ho riletto la prima parte, e soprattutto nella fattispecie nelle pagine in cui veniva descritta l'avvicinamento a Terminus da parte dell'astronave su cui si trova Galdonic. I viaggi spaziali nei primi tre romanzi sono fatti viaggiando non tanto nel tempo, cioè non tanto attraverso dei worm spazio-temporali, dei tunnel spazio-temporali, dei salti nell'iperspazio, ma dei salti spazio-temporali, ma attraverso appunto dei salti nell'iperspazio. Cioè, cos'è l'iperspazio? Noi siamo abituati a parlare dell'universo, ma in realtà da un po' di tempo si parlano sempre più delle teorie multidimensionali, cioè che teorizzano che in realtà l'universo sia fatto di più dimensioni, quindi sarebbe più corretto parlare di multiverso. In queste multidimensioni, chiaramente le leggi fisiche che noi sperimentiamo tutti i giorni, cioè quella ad esempio newtoniana, ma anche quelle della relatività, cesserebbero di esistere, non per forza avrebbero effetto anche in quelle dimensioni, e quindi sarebbe possibile teorizzare cose che attualmente qui nel nostro mondo non sono teorizzabili, ad esempio viaggiare ad una velocità superiore a quella della luce. Poi in realtà poi chiaramente questo qui è un artificio usato dagli scrittori di fantascienza per aggirare gli ostacoli della fisica di questo mondo. Poi in realtà dal quarto romanzo in poi si inizia a parlare di motori gravitazionali, quindi una sorta di motori ad esempio a curvatura, tipo quelli che sono presenti nelle serie di Star Trek. Ok, chiusa la nota. Dunque, la seconda parte inizia 50 anni dopo la creazione della fondazione. Gli enciclopedisti si sono dati da fare e l'opera di Harry Seldon non è ancora conclusa, ma stanno lavorando alacremente e sono ormai prossimi alla pubblicazione della prima parte dell'enciclopedia. Però chiaramente questo primo insediamento su Terminus, sono passate almeno un paio di generazioni, è cresciuto, quindi questi abitanti di Terminus sono molti di più di quelli che inizialmente si erano insediati, e non tutti lavorano al progetto dell'enciclopedia. C'è su Terminus c'è un rappresentante dell'imperatore, che è Lewis Piren, però accanto a lui si è creata un'altra figura di potere, un sindaco che si chiama Salvo Ardin, ossia diciamo l'amministratore vero e proprio scelto dalla volontà popolare, no? Perché chiaramente allargandosi la popolazione crescevano anche le necessità di gestire questa città. E Lewis Piren è un enciclopedista, è uno studioso completamente dedito al suo lavoro, al suo studio, ma è un politico pessimo, è totalmente inadatto, e tutti gli enciclopedisti sembrano totalmente inadatti a impegnarsi in azioni concrete di governo e di politica che ormai Terminus necessita. Perché? Perché ormai la presa dell'impero
sulle zone più esterne della galassia si fa sempre più debole e sempre più sistemi solari iniziano a volere la loro indipendenza, e tra questi anche Anacreon, che è proprio il primo, la prima provincia a regione galattica che si stacca con un mezzo accordo, diciamo, dall'impero, dal corpo centrale dell'impero. Però il problema è che Anacreon si divide subito al suo interno in quattro regni, tra cui il principale, che è quello di Anacreon, ma ve ne sono altri tre che sono in concorrenza, in lotta tra di loro. E le brame di Anacreon, anche incentivate da una certa politica espansionistica, iniziano a farsi avanti e inizia a pretendere Anacreon che Terminus rientri nella sua giurisdizione, perché dice: la vostra posizione non è ben chiara, perché sì, in teoria voi siete ancora, fate ancora parte dell'impero, ma l'impero ormai vi ha dimenticato, e tra l'altro rientrate nella nostra area, diciamo, geografica di pertinenza, e quindi noi vi considereremmo come nostra proprietà, non vi invaderemo se voi non vi ribellerete, però pretendiamo che sul vostro pianeta vi sia installata una nostra base militare, e che voi, che chiaramente voi vi occuperete del mantenimento dell'esercito installato su Anacreon. Lewis Pirenne ha completa fiducia dell'imperatore e crede, come tutti gli altri enciclopedisti, che da lì a breve l'impero interverrà. In realtà l'impero è sempre più in crisi, ha sempre meno forza per opporsi all'irredentismo, al desiderio di libertà di alcuni sistemi solari, sempre più numerosi. E la sua flotta è impegnata altrove, e quindi sì, manda un rappresentante, ma che alla fine praticamente vende ad Anacreon Terminus, perché ormai l'impero non ha più alcun interesse, si è quasi dimenticato di Terminus, non gliene frega più niente di Terminus. Una volta che avevano mandato Harry Seddon fuori dalle balle, a loro non, degli enciclopedisti, non gli è mai fregato nulla. E allora Salvo Hardin decide di prendere in mano la situazione, ma guarda caso cade il cinquantenario della fondazione, e si sa che in quella data Harry Seldon, che ormai chiaramente è defunto da tempo, tornerà, diciamo simbolicamente. Perché? Perché in una cupola Harry Seldon ha costruito un congegno tale per cui ha determinate scadenze, e come si vedrà queste scadenze saranno correlate a delle crisi di Terminus, a delle che vanno appunto chiamate crisi Terminus, crisi Seldon, e in concomitanza con queste crisi, in cui insomma l'umanità di Terminus si troverà spesso ad un bivio, Seldon apparirà per dare i suoi consigli del caso. Lui ha previsto queste crisi che si susseguiranno a cadenze irregolari, e quindi compare Seldon in questo momento difficile per Terminus, in cui Terminus si trova minacciato da Anacreon, e compare l'ologramma di Harry Seldon, e dice subito una cosa interessantissima. La fondazione enciclopedica, tanto per cominciare, è un inganno, e lo è sempre stato. Stupore. Si sentirono esclamazioni di sorpresa, e un mormorio si sollevò dal gruppo dei consiglieri.
Hardin non vi badò. «È un inganno», continuò Harry Seldon, sempre impassibile, «nel senso che tanto a me quanto ai miei colleghi non importa che venga pubblicato o meno anche un solo volume dell'enciclopedia. È servita al suo scopo perché ha costretto l'imperatore a firmare un'ordinanza grazie alla quale sono stati radunati i 100.000 esseri umani necessari al nostro progetto. L'enciclopedia li ha tenuti occupati mentre gli eventi prendevano forma da soli e ora è troppo tardi perché possano tornare indietro. Per 50 anni voi avete lavorato a un falso progetto. Non vedo che bisogno ci sia di addolcire l'espressione. E ogni via di ritirata vi è stata tagliata. Adesso non avete altra scelta che quella di andare avanti nell'adempimento di un compito più importante che era e rimane il vostro scopo. A questo fine vi abbiamo portato su un pianeta, in un momento che per 50 anni avrebbero garantito il vostro isolamento in una situazione di assoluta mancanza di libertà. Da ora in poi, per i secoli futuri, la strada che seguirete sarà inevitabile. Io ho già previsto tutto. Da ora in poi, per i secoli futuri, la strada che seguirete sarà inevitabile. Vi troverete ad affrontare una serie di crisi, di cui quella che state fronteggiando adesso è la prima. In ogni caso, la vostra libertà di azione sarà a senso unico. Potrete avanzare soltanto lungo una strada. È la strada che la nostra psicologia vi ha preparato per una ragione ben precisa. Per i secoli la civiltà galattica ha ristagnato e si è avviata al declino, anche se solo pochi uomini se ne sono resi conto. Ora, finalmente, la periferia si sta preparando e l'unità dell'impero è stata spezzata. In una data compresa nei 50 anni appena trascorsi, gli storici futuri porranno la linea di demarcazione e diranno: questa segna la caduta dell'impero galattico. E avranno ragione, anche se pochi la riconosceranno per molti secoli ancora. Dopo la caduta sopraggiungerà inevitabilmente la barbarie, un periodo che in circostanze normali, secondo quanto ci dice la psicostoria, dovrebbe durare 30.000 anni. Noi non possiamo evitare la caduta e nemmeno lo vogliamo, perché l'impero ha ormai perduto la cultura, la forza e i valori di una volta, ma possiamo accorciare il periodo di barbarie che seguirà, riducendolo a un singolo millennio. Non possiamo rivelarvi il modo in cui raggiungeremo il nostro scopo, come non abbiamo potuto dirvi la verità sulla fondazione 50 anni fa. Se lo scopriste, il nostro progetto potrebbe fallire, così come sarebbe fallito se aveste conosciuto per tempo l'inganno dell'enciclopedia. Se allora aveste saputo, il numero delle varianti psicostoriche sarebbe aumentato in misura tale che la nostra scienza non avrebbe più potuto controllarle. Ora questo periodo non è più reale, non esistono psicologi su Terminus e mai sono esistiti, ad eccezione di Halloran, che era uno di noi. Questo però posso dirvi: Terminus e la fondazione gemella all'altro estremo della galassia costituiscono i semi della rinascita da cui deriveranno i fondatori del secondo impero galattico. E la crisi in cui vi trovate attualmente è l'avvio dell'ascesa di Terminus. Questa comunque è una crisi elementare, più facile da superare di quelle future. Per ridurla alle sue proporzioni, tenete presenti questi fatti. Siete su un pianeta improvvisamente tagliato fuori dai mondi, ancora civili del centro della galassia, e siete minacciati da vicini più forti. Siete un piccolo mondo di scienziati circondati da un'area di barbarie in continuo aumento. Un'isola di energia atomica in un crescente oceano di forze primitive, ma siete non di meno disarmati a causa della mancanza di metalli. Sappiate quindi che vi trovate a fronteggiare una dura necessità e che dovete agire. La natura di questa azione è ciò, e cioè la soluzione del vostro problema, è assolutamente ovvia.
L'immagine della mano di Harry Seldon si spostò di lato e ancora una volta il libro apparve tra le dita. Harry Seldon lo aprì. Qualunque sia il corso del vostro futuro, ricordate sempre ai vostri discendenti che la via è già stata tracciata e che al termine del lungo cammino sorgerà un nuovo e più grande impero. I suoi occhi si abbassarono sul libro, scomparve nel nulla e le luci tornarono a brillare di nuovo. Concludendo velocemente il video, poi ne parleremo più approfonditamente nel prossimo, qui Seldon dice una serie di cose importanti per la storia, perché dice, allora, il motivo per cui vi trovate qui è fondamentalmente un inganno, cioè una scusa per portarvi qua. Da ora in poi il vostro obiettivo cambierà. A me, anche a me, come a quelli dell'impero, dell'Enciclopedia Galattica non ne frega nulla. Per secoli la civiltà galattica si è avviata verso la crisi e nessuno se n'è accorto. Per questo io, però, sono stato previdente grazie alla mia scienza e come ho studiato un modo per limitare i tempi di declino. E questo modo è stato fondamentalmente quello di portare su un pianeta un corpus di scienziati. Io prevedevo che i pianeti attorno sarebbero ben presto scivolati nella barbarie, però confidavo che su questo pianeta, cioè la mia fondazione, invece la scienza, a differenza di tutti gli altri sistemi solari nella galassia, la scienza avrebbe continuato a dare i suoi frutti, perché appunto ho riunito qua le migliori menti della galassia. Però io non potevo dirvi le ragioni precise per cui, cioè non potevo spiegarvi quale sarebbe stato in realtà il vostro scopo, perché questo avrebbe aumentato le variabili e quindi gli sviluppi della storia sarebbero stati da parte mia poco prevedibili. Ora so che voi siete minacciati da questi regni un po' ormai imbarbariti, però considerate una cosa, voi sì, non avete armi perché siete abitato un pianeta povero di materiali, povero di metalli, quindi non so benissimo che non avete il materiale necessario a costruirvi, a dotarvi di armi, ma avete un'arma ben superiore che è appunto la scienza, la conoscenza tecnica. E a differenza degli altri mondi che ormai hanno disimparato o stanno disimparando l'utilizzo della tecnologia atomica, voi disponete di energia atomica e quindi fatene buon uso. E qui mi fermo e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie per l'ascolto, arrivederci.